Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Qualche mese fa io ho fatto un video in cui vi raccontavo quali borsette ho venduto nel tempo e perché. Visto che qualsiasi borsetta io venda e sparisce dalla mia collezione, ve ne rendete conto in un nanosecondo. Cioè, tipo, vi tenete una lista, secondo me, di tutte le mie borsette perché ve le ricordate molto meglio di me. Visto che in quel video però non vi ho menzionato tutte le borse che sono avvolte da questo alone di mistero che sono scomparse dalla mia collezione, ho deciso oggi di menzionarvele tutte, quindi vi spiego tutte le borse che non vedete più dove sono finite, perché le ho date via, se le ho date via, che cosa è successo, se ci ho guadagnato e perché ho deciso, se ho deciso di darle via. Una borsa che mi chiedete in tantissimi dove sia finita perché vi piaceva molto è la Rockstud rosa di Valentino, non l'ultimo modello che ha tantissime borchiette in più, ma il modello prima che io personalmente preferivo, trovare molto più elegante, molto più bello. Quella borsa, ragazzi, vi avevo parlato in un vlog di questa cosa, ma non l'ho mai specificata più di tanto, non mi ci sono mai soffermata più di tanto. Quando rientravo dal volo di San Francisco per rientrare a Venezia, ho fatto scalo, non mi ricordo nemmeno dove, comunque in quel volo mi è stata aperta la valigia ed è stato l'ultimo volo in cui io ho imbarcato qualsiasi cosa di valore, non l'ho mai fatto, non lo rifarò mai più nella mia vita, stateci molto attenti, ragazzi. In quel volo mi hanno aperto la valigia, probabilmente qualcuno, insomma, c'era un'investigazione della polizia americana in corso, un casino è probabilmente successo a San Francisco. Comunque, per farvela breve, mi hanno aperto la valigia che io ho consegnato al check-in a San Francisco all'imbarco. Una volta che l'ho ritrovata, dopo ovviamente tipo 13 ore di volo a Venezia, non aveva più tutte le cose di valore che c'erano all'interno, tra cui c'era la mia borsa Jumbo Nera Chanel, che poi ho ricomprato uguale identica, e c'era anche questa Valentino rosa. Ovviamente, al di là dell'evento che è stato traumatico in sé, perché già mi era successo che mi fossero entrati in casa qualche anno prima e da lì non mi sono mai più sentita completamente al sicuro in casa mia e non è semplice. Questa, diciamo, è stata un'ulteriore violazione della mia privacy e ovviamente l'avevo presa male. Adesso sono passati 3 anni, 4 anni da quell'episodio, quindi è una cosa che ho superato, però mi è dispiaciuto per la borsa perché comunque era una borsa bellissima. Perché poi non l'ho ricomprata uguale identica? È una domanda che mi pongo anch'io, non so perché, l'ho vista in negozio e stavo quasi per riprenderla e poi ho pensato che probabilmente mi avrebbe ricordato tantissimo il furto, l'evento traumatico che ho subito, mentre per la Chanel l'ho ricomprata e no, non era così, forse perché è un modello talmente classico che ho in talmente tanti colori, però la Valentino era così particolare, così speciale che sicuramente poi appunto mi avrebbe ricordato ogni volta questa brutta cosa che mi è successa, quindi non l'ho presa, però sappiate che sì, è una borsa che insomma mi è rimasta nel cuore, è bellissima e capisco che mi chiediate spesso dove è finita, però ecco, la storia misteriosa dietro alla Valentino purtroppo è questa, quindi quello che ho imparato da questa lezione, a parte che da entrambe le lezioni della mia vita quando ho subito dei furti molto gravi, è che uno non bisogna essere troppo attaccati alle cose materiali, e con questo intendo che non bisogna identificarsi con le cose materiali, perché quello che siamo lo siamo indipendentemente dagli oggetti che abbiamo attorno. Questa è stata una grossa lezione se voglio, cercare di vedere sempre la cosa positiva in tutto e se voglio pensare che tutto succede per un motivo. E come lezione invece più pratica da tutti i giorni, questa cosa mi ha insegnato a non imbarcare mai nulla di valore. Quindi da quel momento in poi tutte le mie cose di valore le porto con me nel bagaglio a mano e non le perdo mai d'occhio e ci tengo che facciate anche voi lo stesso, mi raccomando. Altra borsa che ho dato via, qui sono molto curiosa di vedere se qualcuno di voi se la ricorderà, era questo wallet on chain Chanel
in versione però boy bag, quindi aveva tantissime caratteristiche simili alla boy bag, la borsa più grande. Non penso di avere neanche foto in cui indosso questa borsa, però l'ho tenuta veramente poco, dopo pochissimo, cioè penso dopo qualche settimana ho preso la versione grande che continuo ad usare tantissimo, e però era molto carina perché la catena era molto lunga e si poteva utilizzare anche a tracolla, e nonostante fosse un wallet on chain, di spazio ce n'era abbastanza. È stato ottimo investimento, l'ho indossata per un po', poi ho deciso di prendere il modello più grande ed ho avuto anche un guadagno da ciò, perché nel frattempo c'era stato uno o addirittura due aumenti da Chanel. Altra borsa che ho deciso di vendere, che attualmente ho ancora, ma presto se ne andrà, è la Bottega Veneta, se non sbaglio si chiama la Chain Cassette, la borsa quadrata verde, che tra l'altro più o meno dello stesso colore della maglietta di oggi, verde con la catena dorata. Quella borsa continua a piacermi tantissimo, però ha un problema che a cui io pensavo di poter ovviare inizialmente quando l'ho acquistata, e leggendo su internet tutti dicevano sì, è un po' pesantina, però insomma è fattibile, eccetera. L'ho indossata per una giornata intera, ragazzi, più di una volta, e mi sono praticamente rovinata la spalla. Uno, è molto molto pesante, quindi già di per sé è una borsa non la borsa in sé che è leggerissima, proprio la catena è tremendamente pesante, veramente scomodissima, specialmente da indossare tante ore nella giornata. Va bene tipo per una serata, un'ora, però essendo così grande non la vedo solo necessariamente come una borsa da sera, quindi sarebbe stato un po' uno spreco tenerla per utilizzarla solo la sera. Oltre a questo, è fatta anche in modo, non lo so, in modo strano, perché quando l'appoggio sulla spalla, un po' come quelle Chanel, però le indentature che io ho la pelle, non lo so, che sembra plastilina, qualsiasi cosa mi lascia il segno, e quando indosso quella borsa mi rimangono dei segni rossi che fanno veramente impressione e ci mettono ore ad andarsene. Mi succede appunto la stessa cosa con le borsette Chanel, però è più piccolina, la questione si vede di meno, se ne va prima. Con quella di Bottega Veneta è veramente, fa impressione a vedersi. Mi fa malissimo portarla, devo sempre metterci pochissime cosine all'interno perché sennò il peso continua ad aumentare, quindi ho deciso di appunto di venderla. Altra borsa che fino adesso è stata avvolta da questo mistero che mi chiedete dove è finita, Nicole, anche perché era molto grande e voluminosa, quindi insomma si notava nella mia collezione ed è scomparsa, ragazzi, me lo chiedete sempre, la Chanel, quella da spiaggia, che appunto era molto grande, è bianca con i dettagli in pelle rosa arancio, un po' dorata, è un po' un modello molto particolare, appunto vi metterò la foto qui, un modello molto particolare, ha sfondo bianco con questi disegni floreali, eccetera, era fatta completamente in tessuto, a parte il bordo superiore, i manici e anche la parte sotto era tutta fatta in pelle. Quella borsa, ragazzi, l'ho data via perché esteticamente non mi piaceva tantissimo, e forse l'unica borsa Chanel che ho dato via perché non mi piaceva e mi sono pentita dell'acquisto. Il fatto è che ero alla ricerca di una borsa per il mare e l'unica che riuscivo a trovare era questa, e quindi poi alla fine l'ho presa, però non è stata, diciamo, il modello che volevo. In realtà era un altro, che è il modello che poi ho acquistato, che è questo che adesso ho, che tutti conoscete, ok, che è sempre in tela, che non è necessariamente una borsa da mare, la uso anche per viaggiare o insomma come shopper, però prevalentemente l'ho presa per la spiaggia, per il mare, la amo. Questo era il modello che volevo, non riuscivo a trovarlo, quindi avevo preso l'altra, e poi quando sono riuscita a trovare il modello che desideravo, ho deciso di vendere l'altra. Anche qui ci ho guadagnato perché nel frattempo erano venuti fuori tipo due aumenti, sicuramente o due o tre addirittura, vabbè, diciamo due per sicurezza, e quindi alla fine anche questo è stato un buon investimento perché l'ho utilizzata, poi alla fine ci ho venduta, ci ho guadagnato. Però sì, è forse la borsa più brutta di Chanel che ho mai avuto, cioè per quanto mi riguarda è veramente brutta e anche poco pratica, perché la parte sotto, che ovviamente se vai al mare, in spiaggia, piscina, cioè l'appoggi sulla sabbia, piastrelle bagnate, eccetera, il fatto che fosse in pelle non era proprio il massimo, ecco, la borsa
borsa che utilizzo adesso per andare in piscina, eccetera, quella di Chanel o quella di Dior che utilizzo per questo, sono entrambe fatte in tessuto sul fondo e quindi non rischio di rovinare dettagli in pelle. Altra borsa che vi ricordate solo se mi seguite da tanti anni, perché l'avevo presa tipo nel 2014 o 2015, era questa tote di Saint Laurent in questo color taupe, diciamo un color beige tortora, molto molto carino il modello, devo dire, molto elegante, molto rigida come borsa. Anche questa ogni tanto mi viene chiesto dove è finita, perché è stata, penso fosse, no, la mia prima o seconda Saint Laurent. L'unico problema di quella borsa era il colore, la forma continua a piacermi tantissimo e l'ho vista in un blu elettrico bellissimo, che se potessi trovarla in quel colore la prenderei all'istante, però quel particolare colore che con il mio sottotono freddo cozzava tantissimo, perché essendo un beige, non lo so, non me la vedevo tantissimo su di me come colore. Ho deciso di venderla un po' come tutte le borse. Se decido di venderla significa che non la indosso abbastanza. Io ho una regola che se investo molto, ok, se spendo molto per acquistare una determinata cosa che mi piace, quindi un capo di lusso molto costoso, la mia regola è che devo utilizzarlo molto. Se non lo utilizzo tanto, piuttosto lo vendo e prendo qualcosa che utilizzo molto. Stessa cosa per le borse, ragazzi, cioè ho tipo 22-23 Chanel, adesso mi devo prefissare che se acquisto una borsa ne devo vendere un'altra, perché non può continuare così a dismisura la mia collezione di borse, veramente neanche cambiandole ogni giorno non riesco ad usarle tutte. Quindi sì, anche questa, nonostante fosse molto carino il modello, molto pratica, la utilizzavo troppo poco e ho deciso di venderla, e questo già un po' di tempo fa, però è una costante che ogni tanto mi chiedete di questa borsa. Altra borsa che mi chiedete in tantissimi dove è finita è la borsa Gucci Dionysus. Continuo ad avere quella verde in velluto che adoro, ma questa era il modello con il logo monogram di Gucci su tutta la tela, con i particolari, con i dettagli anche floreali. Nonostante mi piaccia molto come modello la Dionysus, mi ha stufato il monogram di Gucci con tutti quei loghi. Non la indossavo mai, mi sembrava un pochino troppo esagerata. Questo non significa che magari in futuro non acquisterò un'altra di Gucci sempre con il logo monogram, magari mi piacerà, però per il momento appunto ho preferito venderla, perché era proprio un modello che secondo me, non lo so, andava sempre meno, si cercava sempre meno, mi sembrava appunto troppo esagerato questo logo ovunque, e quindi l'ho venduta ed ho fatto una super decisione, perché non mi è mai mancata. A volte quando vendo una borsa poi dico, cavolo, però con questo outfit ci poteva stare, con quella non mi è mai successo, quindi appunto ho fatto benissimo a darla via, però anche quella era una borsa a cui eravate molto affezionati. E quindi sempre tantissime domande su dove è finita. Altra borsa Chanel che ho venduto era questo modello vintage tipo degli anni 80, primi 90, molto carina, nera con hardware dorato. L'unico problemino, tra virgolette, cioè non era un problemino, ma è ovviamente il modello, questa borsetta era molto corta, si poteva utilizzare solo a spalla, e questa l'avevo presa quando di Chanel nere ne avevo solo una, tipo, ok, e quindi poi ho acquistato la boy bag, poi ho acquistato quella in lacca nera, eccetera, poi alla fine non la utilizzavo mai, più che altro anche per il fatto che non potevo utilizzarla, non potevo indossarla a tracolla, era molto corta, e quindi nonostante fosse grandicella dovevo indossarla di più per la sera, e aveva anche parecchi segni di usura perché appunto era una borsa vecchietta, quindi alla fine ho acquistato tanti nuovi modelli dalla boutique Chanel, che quella non la usavo mai, ho deciso di darla via. Anche lì un pochino ci ho guadagnato, non tantissimo, perché dei modelli vintage se non sono in ottime condizioni è difficile, però anche lì un pochino ci ho guadagnato e sono stata comunque contenta di averla indossata per un po', però appunto non è un modello che mi manca, perché ne ho prese talmente tante di che vanno a sostituirla, che alla fine appunto
Ho fatto bene a darla via, però anche questo era un modello che vi era piaciuto molto e si trova però, si trova tantissimo come modello vintage, la vedo sempre ovunque, anche qua in alcuni negozietti che vendono vintage ad Amsterdam. Ed è anche un modello che consiglierei se volete fare il vostro primo acquisto Chanel, perché ce ne sono molte in giro, quindi il prezzo non è altissimo, però è una classica, quindi fa la sua figura. E poi altro, questa non è una borsa, ma ho deciso di inserire questo prodotto in questo video perché comunque oggetto di lusso che costa anche più di alcune borse che ho menzionato in questo video. Mi chiedete sempre dove è finito, è il bracciale, non lo so pronunciare, io non ho mai studiato francese, collier de chien, collier qualcosa. Ditemi voi come si pronuncia. Quel bracciale si vede ovunque, ok? Io l'ho preso a Parigi. È stato il mio primo acquisto Hermès, se non sbaglio. Adesso mi piacciono molto di più di Hermès gli altri bracciali, quelli in lacca che ho in diversi colori. Questo bracciale mi piaceva tantissimo all'epoca, insomma, si vedeva ovunque, però dopo averlo acquistato mi sono resa conto che non lo so, forse per il mio polso che è piccolino, forse per il mio stile, un pochino troppo rock, un pochino troppo strong, troppo deciso, non lo so, è un non... Lo avevo lì nel cassetto e non lo indossavo mai. E visto che anche lì il valore si stava aumentando nel tempo, dopo un po' che ce l'avevo e che non lo indossavo, tipo anni, mi sono detto: Ok, Nicole, vendiamolo. Avrei potuto anche tenerlo e venderlo più avanti, guadagnandoci ancora di più. Adesso che ci penso, forse avrei dovuto fare così, però alla fine l'ho indossato diversi anni, l'ho dato via perché ragazzi stava lì a prendere polvere, tra virgolette, nei cassetti, non prendo polvere, però tra virgolette stava lì a prendere polvere, non aveva alcun senso continuare a tenerlo e quindi sì, l'ho venduto, non era abbinabile ad altri bracciali, non mi piaceva come mi stava, non riuscivo ad abbinarlo a nulla, era nero con hardware silver argentato, l'avevo preso ancora nel periodo in cui indossavo tantissimi gioielli in argento, che lo so che per il mio sottotono e l'armocromia me lo dite sempre che dovrei indossare cose di oro bianco, argento, però mi piace indossare anche quello che mi piace ed è un periodo che mi piace indossare più oro e quello non, appunto, era difficile da abbinare, non lo usavo mai, sta benissimo, cioè quando lo vedo su alcune ragazze, ok, anche colleghe youtuber o instagrammer, ragazzi, io rimango a bocca aperta perché gli sta da Dio, solo che proprio su di me non me lo vedevo, forse troppo grande, appunto, le borchie troppo grosse, non lo so, però per il mio stile non me lo vedevo tantissimo, però sulle altre mi piace un sacco. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Vi avviso già da subito che domani ci sarà un vlog, in viaggio con me, perché parto per l'Italia. Quindi, se non riesco a caricarlo in tempo, se il video arriva un po' in ritardo, insomma, non vi preoccupate, ma è perché sono in movimento. Domani viaggio tutto il giorno. Quindi, mia family, vi mando un bacio gigantesco perché vi voglio tanto tanto bene. Siete pronti per l'abbraccio finale? Mi avvicino io, vi abbraccio forte forte forte. Vi aspetto domani, spero di essere puntuale, 17:30. Ciao.